Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV. Oggi siamo con il 22esimo episodio di Record Dimensions, nel quale andremo a vedere un level pack, esattamente quello di Ritorno al Futuro. Scopriamo come completare al 100% questo livello. Stato rubato da alcuni gorilla. Forse vogliono scambiarlo per delle banane. Erano guerriglieri, non gorilla, Kent. Ah, ma certo, mi confondo sempre. Quali sono quelli pelosi? Ehi, hey, Doc! Doc? Ce ne sono in casa! Einstein! Dove sei? Doc, che schifo! Davvero, dove sei finito? Beh, ora penso che mi rilasserò un po'. O posso provare l'amplificatore su cui sta lavorando Doc? Ed eccoci qua nel mondo di Ritorno al Futuro. E iniziamo subito con il botto per prendere il primo mini kit con la macchinina del tempo telecomandata. Ecco qui il nostro primo mini kit. E senza perderci d'animo andiamo a prendere subito il secondo mini kit. Con il raggio laser di Superman dobbiamo demolire o sciogliere 5 di questi orologi. Quarto l'abbiamo fatto ed ecco il quinto. E secondo mini kit conquistato. Ok, passiamo alla storia di questa Doc zona. dovrebbe Siamo con proprio provare Marty qualcuno su McFly. questo scontro. Distruggiamo un po' Se no, per basterà proprio costruire. costruire un semplice amplificatore qui. Deve essere una delle folli invenzioni di Doc. Ok, a quanto pare qua abbiamo fatto tutto. Passiamo questa parte con l'abilità di Marty McFly, onda sonora con la chitarra, e distrugge tutto. Oppure con il quadrato, tenendolo premuto, possiamo fare così, altra onda sonora. Perfetto, abbiamo altri pezzi. Possiamo continuare a costruire qui. Siamo quasi, devo solo aggiungere qualche cosa Perfetto. ed è finito. Ok, abbiamo raccolto anche un po' di monete blu in questa zona. Abbiamo adesso bisogno dello skateboard volante di Marty McFly. Quindi lo andiamo a chiamare. L'ho chiamato di sotto. Come facciamo a salire sopra? Ah, fa anche le scale. Ok. Abbiamo attraversato questa zona. E come dei scemi siamo caduti, quindi dobbiamo rifare tutto da capo. Mettiamo giù questa cassa.
Costruiamo qui. Ok, ora abbassiamo questa leva. Vediamo che succede. È impazzita questa macchina. Altri pezzi da costruire. Ottimo. Vediamo di che cosa è capace. Ok, l'abbiamo completato. Ora vediamo cosa fa. Non di nuovo. Pronto? Marty, ragazzo, sei tu? Dove sei, Doc? Ti stavo aspettando. Ascolta, ho bisogno di incontrarti al Twin Pines Mall stasera all'1:15. Non dirlo a nessuno! Ah, e porta la videocamera. Cosa? L'1:15, proprio come mi hai chiesto, Doc. Doc? Comincia a riprendere! Una DeLorean! Una macchina del tempo! Ma dai! Quando questo aggeggio toccherà uno di questi, raggiungerai le 88 miglia orarie! E whoosh! Viaggiare nel tempo è così facile? Sì! Se ignori le parti complesse, come gli 1,21 gigawatt necessari per alimentare il flusso canalizzatore. Ho impostato i circuiti del tempo sul 5 novembre 1955, il giorno in cui inventai il viaggio nel tempo! Santo cielo! Ciao, io non lo controllo! Mi hanno prestato una cosa. Nasconditi, presto! Faccio da bersaglio. Non riescono a prenderlo. Doc, no! Devo andarmene da qui! La DeLorean! Secondo i miei calcoli, avete un disperato bisogno del mio aiuto. Un attimo. Se trovo abbastanza energia, posso alimentare la DeLorean per tornare indietro e salvare Doc. Doc ha detto che questa macchina del tempo ha bisogno di una piccola spinta per attivare il viaggio nel tempo. Speriamo. Ok, ora dopo questo bel filmato che riprende i film del Ritorno al Futuro, dobbiamo cercare di andare a far funzionare la macchina del tempo. Vediamo intanto cosa troviamo qui dentro. Intanto lì ci sono ancora i libici che ci lanciano banane. Costruiamo una rampa di lancio, quindi prendiamo la nostra macchina del tempo. Circuito temporale acceso, il flusso canalizzatore sta flussando, motore avviato, via! Ok, ci hanno preso con la banana.
Vediamo se riusciamo a usare questa lampa di lancio. Qualche manovra, ok, abbiamo distrutto qui. No, i lipici. Cosa volete da me? Penso farti fuori. Ok, ora, come vedete, ci sono dei carrelli argentati. Noi ci mettiamo dietro per fargli distruggere la loro. Meraviglioso. Ok, uno l'abbiamo fatto. Secondo l'abbiamo fatto. Deve essere una terzo delle palle invece. Ok, adesso possiamo costruire. Ecco, ci hanno perso con la banana. E combatto, andiamo a prendere il terzo mini kit di questo livello. Dovrò tornarci. Eccolo qui, possibile. Terzo mini kit conquistato. Questo qua con le banane lo vorrei fare fuori. Ecco, ho preso il pattern. Abbiamo creato la struttura per viaggiare nel tempo e allora viaggeremo nel tempo. Qualche manovra che non riesce. Vediamo se riesco a manovrarla. Ok, ce l'abbiamo fatta. E viaggiamo nel tempo. Funzionato. Dovremmo essere. Funzionato! Wow! Se Doc avesse visto sarebbe impazzito! Di nuovo! Devo tornare nel 1955. Proprio come aveva programmato Doc. Siamo nel passato, non so in quale anno esattamente. Devo andarmene da questo fine. Se trovassi Doc in questo periodo, forse riuscirei a tornare a casa. Ok, quindi ora dobbiamo cercare Doc in quest'era. Dobbiamo uscire da qua, ma prima prendiamo i mini kit presenti qui. Qui ce n'è uno ed è il nostro quarto mini kit. Ok, ora con l'aiuto dello skateboard volante andiamo da questa parte, distruggiamo un po' di cose per costruire e liberare il passaggio. Ok, facciamo scendere questa cassa, se ci riusciamo. Speriamo che questa musica non mi dia problemi per il copyright. Chiamiamo Gandalf. E nemmeno in anticipo, arriva proprio quando c'è bisogno di lui. Ok, grazie alla sua magia dobbiamo costruire uno spaventapasseri che ci darà l'accesso al nostro quinto mini kit. Eccolo lì. Ora dovrebbe scendere, vediamo. No, lo dobbiamo fare scendere noi. Ed ecco, abbiamo preso il quinto mini kit. Non ci resta che costruire i pezzi che erano all'interno della cassa. Abbiamo buttato giù. Siete umani? O siete un'altra specie di mammiferi? Non lo capisco mai. Ok, abbiamo costruito una un'altra rampa e quindi abbiamo bisogno della nostra Batmobile.
o in questo caso la macchina del tempo. Qui come vedete c'è una parte centrale, vi faccio vedere che cosa c'è. Io però non ce l'ho il pacchetto per usare la modalità arcade. Questo è uno dei pacchetti aggiuntivi che hanno aggiunto. Per ogni livello c'è una di queste cose, se chi volesse acquistarlo lo può fare. Sinceramente io non l'acquisterei. Comunque proseguiamo. Sei qui per le luci e i suoni strani, sappi che è il mio vicino. No, Doc, sono io, Marty. Vengo dal futuro. Posso spiegarti tutto. Grande Giove! Lo so, siamo sul pesante, Doc. E c'è un'altra cosa. Finito di registrare? No, non dirmelo. Nessuno dovrebbe sapere troppo del proprio futuro. A proposito, dobbiamo farti ritornare nel tuo. Come faremo a generare 1,21 gigawatt nel 1955? Grazie al fulmine, Marty. Lista della spesa. Dovrebbe bastare. Se potessimo convogliare questo fulmine nella mia macchina del tempo, genereremmo tutta l'energia che ti serve. Tutto quello che devi fare è collegare quei cavi, Marty. E quando il fulmine colpirà, verrà condotto fino alla macchina. Si sentiva a malapena quello che diceva Doc. Comunque dobbiamo fare tutti e tre i generatori per dare l'energia con il fulmine per la macchina del tempo. Nel frattempo abbiamo preso il sesto mini kit. Adesso entriamo anche nella zona segreta di questo livello. Con l'aiuto di... Homer Simpson ci apre un varco. Ok, siamo nella palestra di Marty McFly, dove c'è il ballo dell'ultimo anno. Abbiamo già preso il settimo mini kit. Salviamo anche il personaggio di questo livello. I'm Batman. Ora vediamo di prendere gli altri mini kit. Nel frattempo qui c'è il famoso concerto di Marty McFly che si vede nel film, che ammutolisce tutti. Ed ecco un altro mini kit. Ok, adesso con l'aiuto di Aquaman facciamo qui. E prendiamo il nono mini kit. E abbiamo finito questa zona segreta. Possiamo continuare la storia.
eccoci qua. Un generatore l'abbiamo fatto, ci mancano gli altri. Dobbiamo rompere questa vetrina e ci dà dei pezzi e costruiamo una leva. Ci diamo questa leva, apriamo la tenda di questo negozio. Se dobbiamo seguire lì, sì, esatto. Abbiamo guadagnato un trofeo nel frattempo. Ok, ora inseriamo quest'altro generatore di corrente. C'è la scala per gli altri. Ok. E il secondo l'abbiamo fatto. Adesso prendiamo l'ultimo minikit di questo livello con Emmet. Rompendo questa parete. Ecco qui, abbiamo completato la raccolta dei minikit. Ora proseguiamo la storia. Abbiamo bisogno dello skateboard volante, se riusciamo a usarlo bene. È un po' complicato da usare, ve lo dico già per chi lo prenderà. Ora distruggiamo tutto, perché dobbiamo costruire un bel po' di cose qui. Semplicissimo, è la dimostrazione che dobbiamo anche rompere il vetro qui. Ci mancano le ultime cose da rompere e possiamo costruire tutto adesso. Ok, la strada è fatta, ci manca da costruire il generatore. Ecco qui, possiamo spostarlo. C'è un po' di zigzag. Ci siamo quasi, come dice Marty. Ultima spinta. Ecco qui. Attenzione, fulmine! Ok, è il momento di usarla. Scendiamo. Prendiamo qua, non possiamo farlo noi. Questa cosa non viene dalla mia epoca, non so come usarla. Ora andiamo a richiamare la nostra macchina del tempo. Ecco qui la nostra macchina del tempo. Circuito temporale acceso. Il flusso canalizzatore sta flussando. Motore avviato. Via! Spero abbia letto quella lista. Non si muove! Oh no, 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 Doc! No! Grazie per l'appunto!
Mi hai veramente salvato la pelle, Marty. E il non dover conoscere il futuro? Beh, ho pensato... chi se ne frega. E finisce qui la storia del ritorno al futuro. Ditemi cosa ne pensate di questo level pack acquistabile. E abbiamo completato al 100% anche questo livello, tutti e 10 minikit presi, personaggio salvato. Vi rimando adesso, come al solito, a lasciare un bel like, e se non siete iscritti iscrivetevi attivando la campanella, e vi rimando ai prossimi video. Ciao, ciao a tutti, ciao.